Un saluto da Mapo, amici. Allora, un video un po' così tecnico, un po' critico, ma volevo farlo perché volevo capire quanti come me erano in questa situazione. Allora, io ho iniziato Need for Speed, lo sapete, e il problema qual è? Il problema è che mi piacerebbe giocare a questo gioco, cioè ci sto giocando in realtà, col cambio manuale, ma io il cambio manuale lo voglio nei tasti che dico io. Vi faccio vedere. Allora, questo ovviamente è il mio pad. Solitamente in tutti i giochi di guida, tipo Forza, tipo Forza Motorsport, tipo Horizon, tipo anche i giochi di rally come Dirt, come WRC, io ho la X per scalare e la B per ingranare le marce, quindi accelero, freno e di solito la A, il freno a mano. E io gioco così, cioè nel senso uso gli indici, questo è pollice indice, cioè gli indici per accelerare e per frenare. Non uso i medi, quindi se uso gli indici non ho le altre dita per usare LB ed RB. Ricordo che questo si chiama LT, ovvero left trigger, right trigger, LB, non so se è left back, right back. Comunque sono gli equivalenti di R1 e R2 di PlayStation. Giocando così, quando mi capita di dover scalare in frenata, di solito faccio freno, quindi freno e scalo le marce, tengo il freno. Ma se devo scalare col pulsante RB, come faccio a premerlo così? Non posso, perché non posso. Allora, mi piacerebbe modificare i tasti, ma non è possibile farlo, quindi dovrei essere costretto a giocare coi medi sui grilletti analogici e gli indici sugli altri. Cosa che in molti fanno, ma io non sono capace, quindi mi piacerebbe cambiare questa impostazione. Cioè, giocare così non ho sensibilità nei medi per frenare e accelerare, non ce l'ho, non ce l'ho. Però certo, così puoi accelerare, mettere le marce, frenare e scalare. È anche vero che Need for Speed quasi è meglio usare solo freno a mano piuttosto che il freno, perché è un gioco così. Allora, quello che mi sto abituando a fare è questo. Quindi accelero in questo modo e metto le marce così. E questo non è difficile da questa parte, diciamo. Almeno fino a che guido mezzi non così prepotenti ce la posso fare. Per quanto riguarda invece la frenata, mi sto abituando a usare medio e indice su LB. Quindi questo purtroppo mi sono dovuto adeguare. Mi hanno detto, io non giocavo Need for Speed dal Carbon, mi hanno detto che i Payback potevi modificare i tasti. Ci credo, perché mi sembra una stupidata non poterlo fare. E quindi capiamo se anche altri come voi hanno lo stesso problema. Io ho provato a sollevare questa problematica su Facebook, ma non con un post dedicato, semplicemente commentando un po' quelli degli altri. Nessuno ha tirato fuori questo problema. Ma anche perché, secondo me, il mio pensiero è che quasi nessuno giochi col cambio manuale a Need for Speed. Io sì, perché secondo me ogni gioco di guida è 10 volte più divertente provarlo, quindi guidare col cambio manuale per divertirsi più, per decidere tu quello che fare della tua auto. Fatemi sapere se esiste un modo o se perlomeno volete essere solidali con me nel dire sì, ci sono anch'io, ho questo problema. Mi spiace perché, ok, sì, c'è sempre modo di imparare, però penso che in tanti giochino come me con gli indici invece con i medi. Tutto qua, saluti da Mapo. Ciao!